Queste manifestazioni sono per noi fondamentali. L'amministrazione comunale di Latesana, che in questi anni sta lavorando molto molto bene. Ma veramente la presenza di tanti sindaci del territorio ci dà entusiasmo e anche sentiamo che c'è amicizia, condivisione, e quindi siamo veramente grati e riconoscenti di questo fatto. Noi ci siamo messi adesso alle spalle, ci stiamo mettendo alle spalle un'estate molto calda, un'estate che però non è stata solo un'estate di mare, ma è un'estate di eventi sui territori. Tantissimi concerti soprattutto, musica dal vivo, le notti del vino, tante iniziative che hanno in qualche modo riempito le nostre piazze, riempito le nostre arene e fatto tenere alta l'attenzione non solamente dei turisti ma anche dei cittadini rispetto a tutto quello che accadeva. Insomma, poi l'ha detto lei, a me è piaciuta la cartolina che ho visto, vale a dire tanti comuni della Bassa Friulana tutti assieme presenti a questo evento. Oggi è stata una giornata ricca di inaugurazioni, ricca di eventi, e devo dire che il sistema Friuli Venezia Giulia è riuscito a dimostrare che lavorando assieme si possono creare belle iniziative, belle feste. Settembre Latesanese di quest'anno, 24, è un po' il coronamento di un periodo primaverile estivo che è stato entusiasmante e è stato un bel risultato, e abbiamo avuto un riscontro perché la gente, le persone sono venute e hanno partecipato. Sarà dalla mattina già con gli stand aperti, con gli hobbisti, con gli intrattenimenti anche per i bambini, per i più piccoli, con la serata domani sera in concerto, dove salirà qua nel palco dietro di me la band degli Anni d'Oro, gli 883, per poi portarci verso le 23:30 sulla golena qua sulla mia sinistra a vedere i fuochi piromusicali sulla golena del tagliamento. È un avvenimento questo che ormai è il terzo anno che lo facciamo. Lo continueremo a fare perché piace, funziona e diverte tutti quanti. L'attimo conclusivo la domenica, poi la domenica mattina sempre con gli stand aperti, il mercato, gli hobbisti, per poi un mangiafuoco, una ragazza con le palle, con le bolle di sapone, scusate, per i più piccoli, e poi alla serata, tempo permettendo, adesso qua magari approfitto, lo dico, che in caso di maltempo l'evento verrà spostato al Teatro Odeon, quella tisana, ci sarà Teo Teocoli e la sua street band, quindi praticamente a conclusione di questa nostra 31esima edizione del Settembre Latesanese. Sì, l'emozione è sempre, sempre tanta perché il campionato è di altissimo livello. Siamo alle prime settimane, questa abbiamo chiuso, stiamo chiudendo la terza settimana, quindi i primi test match che iniziano a sondare un po' qual è il livello della squadra. Siamo nel pieno della preparazione e quindi sono proprio i primi test per iniziare a muovere le gambe sul terreno di gioco, che appunto sarà qui alla Tisana. Quindi anche per le nuove ragazze che sono arrivate, la scoperta della città e del nostro palazzetto dove si svolgeranno le gare casalinghe, e quindi tutto, tante novità, sia dal punto di vista della squadra che appunto tutto l'ambiente che ci aspetta. Ma sicuramente la Tisana ha un palazzetto bellissimo, oltre a queste bellissime feste, perciò per noi è un onore essere qua, giocare in questo palazzetto e rappresentare tutto il Friuli, perché come sappiamo quest'anno giochiamo nel campionato più bello del mondo, un campionato importante, grazie alle TV viene visto per tutto il mondo, perciò è una fortuna per noi, ma sicuramente anche per la Tisana, ma per tutto il Friuli, perché questa visibilità sarà qualcosa di veramente importante.